A Giarre i carabinieri hanno trovato un vero e proprio arsenale, pistole, fucili e munizioni a disposizione del clan Santa Paola, arrestato il proprietario dell'appartamento. A Cireale ha approvato il progetto esecutivo del percorso ciclo pedonale nell'ex tracciato ferroviario. La Fondazione Carnevale prosegue nell'organizzazione della manifestazione che si arricchisce di una novità, la lotteria. Si potrà votare il carro allegorico grottesco. Bentrovati con Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, in primo piano il progetto di rilancio della Perla Ionica, riunione operativa questa mattina al comune di Acireale tra i sindacati, i vertici della ITEN e l'amministrazione comunale, discussa la possibilità in merito alle prospettive occupazionali offerte appunto dalla nascita di questo mega progetto Lilton per la Ionica. Ad Aci Catena invece continua il dibattito sulla proposta di delibera per il nuovo piano urbano del commercio. A Giarre invece preparativi in corso in vista delle festività di Natale. La locale Confcommercio cerca adesioni per il mercatino artigianale. Questo è altro all'interno del nostro reporter che andiamo ad aprire, come sentito, con la cronaca. In un'abitazione del quartiere Case a Giarre i carabinieri hanno scoperto l'arsenale del clan Santa Paola. L'arsenale della malavita giarrese era ben nascosto in una casa, una come tante del quartiere chiamato appunto Case, periferia del centro ionico, a pochi passi dal parco Jungo. Insospettabile l'appartamento dove i carabinieri ieri hanno scovato armi e munizioni nascoste dentro un borsone e che sicuramente non servivano ad andare a caccia la domenica. Meno insospettabile il titolare dell'appartamento, Giuseppe Calandrino, uomo di punta dei boss che operano nel Giarrese e in particolare della famiglia Brunetto, associata al clan Santa Paola Ercolano. L'irruzione in casa di Calandrino è giunta al termine di una meticolosa attività investigativa che ha portato alla conclusione che nell'abitazione del sospetto dovesse esserci qualcosa. I militari dell'arma hanno così rovistato nell'appartamento e trovato quello che cercavano. Il primo ritrovamento interessante è avvenuto nella camera da letto, dove Calandrino teneva, ben nascosto nel cassettone dell'avvolgibile del balcone, un borsone con dentro una pistola marca Bernardelli calibro 6,35 con matricola a brasa, munita di caricatore e 4 cartucce inserite, 68 cartucce calibro 12 e 30 cartucce calibro 20 di vario potenziale, un fucile calibro 12 marca Beretta modello 303 con matricola a brasa, un fucile monocanna calibro 20 con matricola a brasa, una carabina d'aria compressa marca Diana modello Panther F31. La perquisizione si spostava poi in cantina, da dove venivano fuori altre 400 munizioni marca Fiocchi di calibro 12, 16 e 32. Il ritrovamento fa felici i militari dell'arma che ritengono di aver assestato un duro colpo alla malavita giarrese, privata di un cospicuo arsenale. Arsenale che adesso è nelle mani del RIS di Messina, che eseguirà tutti gli accertamenti tecnico-balistici del caso per comprendere se le armi non siano già state utilizzate in passato per qualche operazione dei clan giarresi e non. Quanto al custode dell'arsenale, i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e lo hanno accompagnato nel carcere catanese di Piazza Lanza. Restiamo a Giarre, a distanza di 9 mesi dall'avvio delle indagini condotte dai carabinieri che il 30 gennaio scorso hanno portato all'arresto di Benedetto Lamotta, ripostese di Giovanni Calì di Giarre. Ieri pomeriggio sono scattate le manette per altri 4 importanti presunti referenti del sodalizio mafioso Santa Paola per l'area Ionico Etnea. Si tratta di Carmelo Oliveri, 47 anni, di Giarre, poi ancora Salvatore Brunetto, 46 anni, di Fiume Freddo, Rosario Russo, 62 anni, di Nunziata di Mascali, Alfio Patanè, 36 anni, di Fiume Freddo. I 4 sono stati catturati dopo la sentenza pronunciata martedì dalla Cassazione ed entrano a pieno titolo nell'inchiesta denominata Gota, che si è sviluppata dopo la scomparsa nel giugno del 2012 di Giorgio Curatolo, vittima di un presunto caso di lupara bianca. Da Giarre ad Acireale i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato in flagranza
un 41enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è successo ieri sera in Viale Cristoforo Colombo nel corso di un posto di controllo. I militari hanno imposto l'alt ad una Lancia Y guidata dall'uomo che, privo di patente di guida e di assicurazione, non si è fermato fuggendo. Dopo un breve inseguimento, l'equipaggio della Gazzella è riuscito a bloccarlo e arrestarlo. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari. È stato individuato e identificato intanto il truffatore che si era reso responsabile di truffa ai danni di un'impiegata di banca. La truffa del macellaio, come è stata prontamente ribattezzata, era balzata agli onori della cronaca quando un uomo con il grembiule tipico dei macellai si era presentato presso un istituto di credito nel centralissimo Corso Sicilia con la scusa di consegnare al direttore una busta contenente della carne. Si era fatta consegnare da un'ignara impiegata 50 euro. L'attività svolta dalla sezione contrasto al crimine diffuso, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della banca, ha consentito di individuare il truffatore. Si tratta di un uomo dall'età di 50 anni, sono state rese note solamente le sue iniziali. Eventuali altre vittime della truffa, però, potranno recarsi, informano gli investigatori, presso gli uffici della squadra mobile di Catania per sporgere denuncia, contattando l'utenza 095 7346 530. E adesso parliamo d'altro. Parliamo ancora della conta dei danni ad Acireale e del Consiglio Comunale che stasera torna a riunirsi. Circa 10 milioni di euro i danni, oltre 1.000 segnalazioni di immobili danneggiati, la cultura e lo sport in ginocchio con i danni riportati dal Teatro Maugeri e dal Pala Volcan. Mentre ieri il sindaco Roberto Barbagallo si è recato a Palermo per cercare di accelerare il percorso per il riconoscimento dello stato di calamità, in città prosegue la ricostruzione e si traccia il bilancio dopo una settimana della tromba d'aria che ha messo in ginocchio la città, facendo però al contempo gridare molti al miracolo per l'assenza di vittime. Il Consiglio Comunale, che ha già dedicato alla calamità la seduta di avantieri, torna stasera a riunirsi per approvare il bilancio di previsione 2014. Nell'ambito di questo bilancio, particolare attenzione sarà prestata all'esigenza emersa nella scorsa seduta di consiglio, cioè quella di potenziare anche economicamente la macchina della protezione civile. L'occasione, dicevamo, si presenta già stasera. Il consiglio, come da calendario, torna a riunirsi sempre nell'area COM per approvare il bilancio di previsione e potrà provvedere a potenziare il capitolo fondi della protezione civile comunale. Maxi stipendi alla provincia di Catania, l'ex presidente Castiglione condannato a pagare i danni. La Corte dei Conti ha condannato infatti l'ex presidente della provincia regionale di Catania, Giuseppe Castiglioni, a pagare una somma di poco superiore ai 44.000 euro. La sentenza fa riferimento ai maxi stipendi, ai doppi compensi erogati all'ex direttore e all'ex segretario generale della provincia. Castiglione è stato condannato per aver violato il principio dell'omnicomprensività della retribuzione dirigenziale e aver permesso che nelle buste paga venisse inserita anche l'indennità come membri del nucleo di valutazione. Si tratta appunto del direttore Carmela Madonia e del segretario Francesca
Gangi, oltre all'ex presidente Castiglione, sotto indagine erano finiti alcuni ex assessori. I giudici hanno assolto in primo grado gli assessori, oltre ai dirigenti Fecarotti e Saetta. Torniamo ad Acireale. La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo l'ex tracciato della ferrovia. Decolla da Cireale l'iniziativa ACI Greenway nell'ambito del progetto connesso a programmi integrati nelle aree urbane nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. La Giunta Municipale ha infatti approvato il progetto esecutivo attinente all'esecuzione di un percorso ciclopedonale lungo i circa 2 km del tracciato dismesso della ferrovia che si snoda sul costone della Timpa, in un luogo dalla incomparabile bellezza sia dal punto di vista paesaggistico che da quello ambientale. L'opera gode già di un finanziamento regionale pari a 771.000 euro, in quanto l'opera è coerente con le linee programmatiche della linea di intervento POFESR Sicilia 2007-2013, denominata Incremento della dotazione di piste ciclabili. Avuto perciò il via libera dalla Soprintendenza e dall'Azienda per le foreste demaniali, l'iter adesso può entrare nel vivo. Il costo dei lavori veri e propri è stato stimato in 310.000 euro, mentre altri 10.000 euro saranno destinati per garantire la sicurezza nel cantiere che dovrà essere approntato. 275.000 euro poi andranno a coprire i costi relativi all'acquisto dei terreni per pubblica utilità che sono di proprietà delle ferrovie. Per quanto riguarda la cessione, dopo le problematiche degli anni scorsi, vi è stata la massima disponibilità da parte dei vertici dell'ente, che proprio qualche settimana fa hanno avuto ad Acireale un incontro con il sindaco Roberto Barbagallo e con l'onorevole Nicola D'Agostino. Interventi invece sono in corso sulle strade comunali di ACI Catena, ma non solo. Ieri anche un sopralluogo del genio civile su alcuni siti sensibili. Sentiamo. Continuano ad ACI Catena i lavori di riparazione delle strade pesantemente danneggiate dal maltempo della scorsa settimana. A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino, Ascenzio Maisano, che ha informato anche tramite i social network degli interventi completati. A essere interessata dalle riparazioni anche la via Filippo Montesi, già oggetto di lavori di bitumazione appena poche settimane fa. I nuovi danni subiti dalla strada hanno suscitato alcune polemiche, specialmente sul web, da parte di chi ha messo in dubbio la qualità dei primi lavori. A fare luce sulla vicenda è stato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Barbagallo, che ha sottolineato come la zona interessata dai danni sia attraversata da una faglia che avrebbe potuto aver contribuito al cedimento dell'asfalto. Il problema che si è verificato in via Filippo Montesi, dove avevamo deciso di, era troppo malandata la strada, abbiamo deciso di asfaltarla tutta, e sono verificate due buche nell'incrocio tra via Montesi e via Michelangelo Buonarroti, può essere dovuto a due fattori. Un primo fattore, lì c'è una faglia, quindi ci può essere stato anche un movimento sotterraneo che noi giustamente non possiamo conoscere in superficie e quindi si è verificato questa buca. Oppure un'infiltrazione di acqua da via Michelangelo Buonarroti che ha trovato una caverna o qualcosina e ha creato questi due buchi. Buchi che abbiamo subito otturato, abbiamo sistemato e l'abbiamo fatto con la ditta che già ha fatto i lavori gratis, senza nessuna spesa aggiuntiva da parte del comune. Intanto, sempre ieri si sono svolti una serie di sopralluoghi insieme ai tecnici del genio civile sui punti più critici del torrente Lavinaio Platani. Il corso d'acqua, che nell'ultimo mese è esondato 2 volte, sarà oggetto di speciali lavori di messa in sicurezza. Abbiamo visto che ci sono tre punti critici in questo momento, uno su via Spoto, l'altro su via Filippo Montesi, dove gli argini del fiume, scusate, del torrente, insomma, i massi sono precipitati e quindi ora ci attiveremo per sistemarli, e l'altro su via Badia. Il funzionario del Genio Civile ci ha dato rassicurazioni che cercherà di trovare le somme per intervenire all'interno del torrente Lavinaio, perché sono interventi che noi non possiamo fare, perché sono di competenza del Genio Civile. Addirittura ora questa competenza è passata all'assessorato territorio e ambiente. Quindi ieri abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo fatto il punto della situazione. Possiamo tranquillizzare la città che gli interventi saranno fatti al più presto possibile, in modo da eliminare queste criticità e da rassicurare la gente che se ci saranno precipitazioni così intense, il problema sarà eliminato. Torniamo ad Acireale, riflettori sulla Perla Ionica, riunione operativa questa mattina al
al comune di Acireale tra i sindacati, i vertici della ITEN e l'amministrazione comunale in merito alle prospettive occupazionali. Sentiamo. Partire dai giovani acesi, possibilmente, con una particolare cura alla trasparenza e alla legalità. Sono questi i punti di incontro raggiunti stamani ad Acireale nel corso del tavolo di concertazione convocato dal sindaco Roberto Barbagallo per discutere delle possibili prospettive occupazionali legate alla ristrutturazione della Perla Ionica. Alla riunione richiesta dalle principali sigle sindacali del settore edile ha preso parte anche l'amministratore delegato della ITEM SRL Salvatore Lamantia e il deputato regionale Nicola D'Agostino. Dai sindacati l'istanza principale, come era facile immaginare, è stata quella di poter assorbire il maggior quantitativo possibile di manodopera locale, così da poter contrastare la profonda crisi socio-economica vissuta dagli operai locali, che stando alle statistiche riguarderebbe almeno 2.000 unità. La ITEM, dal canto suo, ha sottolineato come puntare sulla manodopera locale non solo nella fase di ristrutturazione che durerà circa 18 mesi, ma anche in quella di avvio della nuova realtà turistica che, come risaputo, sarà legata al prestigioso marchio della Hilton, servirà alla stessa azienda. Tuttavia, quello di oggi rimane un primo incontro a cui seguiranno certamente altri, con l'obiettivo di trovare gli accordi migliori per soddisfare le esigenze delle parti interessate. Tra le possibilità al vaglio, quella di firmare un protocollo d'intesa che, puntando sulla trasparenza, faccia passare le assunzioni tramite l'ufficio collocamento di Acireale. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, a tra poco. Il centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi Saime del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi Saime, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83. Programmazione europea e sviluppo territoriale delle ACI, risultati e prospettive. Il 14 e 15 novembre ad ACI Sant'Antonio, presso il Palazzo Museo del Carretto Siciliano, in via Vittorio Emanuele 120. Venerdì 14, ore 17:30, convegno sul tema Programmazione negoziata e sviluppo territoriale delle ACI, i risultati. Sabato 15, ore 17:30, convegno sul tema Programmazione europea e sviluppo territoriale delle ACI, le prospettive. Nel corso delle due giornate, workshop, degustazioni, arte. GTE Informatica, un mondo di innovazioni a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, Acireale. Collegati su www.gte.it. Le Monde Petit. Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284, Acireale. Telefono 095 764 8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Amici, sono a Scilichenti, sulla strada principale a 800 metri dal mare di Stazzo, per presentarvi il Residence Miramare. Villette unifamiliari, singole a schiera su tre elevazioni. Ma entriamo nei particolari, seguitemi. Collocate in zona panoramica, le villette sono dotate di doppi servizi, terrazzino a livello, spazio esterno, ampio garage al piano cantinato e posto auto. Tutti gli accorgimenti e le rifiniture sono di alto pregio.
infissi a taglio termico, riscaldamento a pavimento, solare termico, impianto fotovoltaico. Per i pagamenti nessun problema, tutto risponde al meglio alle vostre esigenze, con tasso conveniente a prima casa e possibilità di mutuo fino a 200.000 euro. Sabato 15 novembre vi aspettiamo per il primo Open House. E adesso, in apertura di seconda parte, parliamo di carnevale. Vi sono delle novità annunciate dalla Fondazione, una su tutte, l'istituzione di una lotteria. Carnevale sì, carnevale no. In città ferve il dibattito fra i fautori dello svolgimento della manifestazione e quelli che invece opterebbero per stornare i circa 600.000 euro utilizzati per l'esecuzione della festa più allegra e spensierata dell'anno verso interventi necessari per rendere in qualche modo agibili il Pala Volcan oppure il Teatro Comunale Maugeri. Il presidente della Fondazione Carnevale, Antonio Coniglio, è orientato verso il normale svolgimento della manifestazione, anche se, in questo attuale momento, con il coinvolgimento politico degli organi istituzionali locali, sindaco e consiglio comunale, a dare anch'essi così una linea di indirizzo. Intanto si sta andando avanti nella organizzazione dell'evento. È stato infatti elaborato il regolamento concernente l'attuazione della prima lotteria del Carnevale 10 Reale, che oltre a mettere in palio tre consistenti premi, permetterà pure di esprimere la personale preferenza verso questo o quel carro allegorico in concorso. Ogni biglietto, infatti, include una parte tratteggiata che consente appunto di votare e dovrà essere consegnata quindi nel Palazzo del Turismo. 17.200 taglianti che saranno messi in vendita al costo ciascuno di 3 euro. I premi messi in palio sono un'auto, uno scooter e un iPhone. Oggi, vigilia della festa della traslazione delle reliquie di Santa Venera, patrona di Acireale e di tutta la diocesi. In cattedrale si conclude il triduo con le riflessioni proposte dal canonico Carmelo Sciuto. La messa sarà invece animata dal circolo Santa Venera, che al termine della celebrazione si riunirà per valutare le proposte delle candidature in vista dell'elezione del nuovo direttivo del circolo. Domani in mattinata l'apertura della cappella e la traslazione del simulacro di Santa Venera sull'altare maggiore, alle 18.30 il solenne pontificale con l'offerta dell'olio per la lampada votiva della Reale Cappella di Santa Venera. Al termine della messa serale di domani il Vescovo pronuncerà poi una speciale preghiera per la città e invocherà la protezione dell'Altissimo per intercessione di Santa Venera. Desidero elevare, ha scritto il Vescovo in un messaggio dopo la violenza dei fenomeni atmosferici dei giorni scorsi che hanno colpito Acireale, desidero elevare il nostro grazie a Cristo e alla sua figlia martire Venera, nostra celeste patrona, oltre che per la protezione accordataci nel 1941, anche per questa attuale attenzione riservata a noi acesi. Sempre domani, intanto, in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona, alle 16.30 Don Alfio Grasso celebrerà una santa messa nella chiesa di Santa Venera al Pozzo. Iniziano oggi invece i solenni festeggiamenti ad Aci Sant'Antonio in onore di Maria Santissima dei Tribolati, festeggiamenti che si concluderanno domenica prossima. Il programma odierno prevede alle ore 19 la solenne svelata dell'artistico quadro dedicato a Maria Santissima dei Tribolati, cui seguirà una santa messa celebrata da Monsignor Alfio Scuto. Alle 20 il concerto polifonico eseguito dalla Corale Polifonica Pierluigi da Palestrina. E adesso invece parliamo, ci spostiamo nuovamente ad Aci Catena, il piano urbano del commercio al centro del dibattito. Sentiamo.
Il dibattito sulla proposta di delibera per il nuovo piano urbano del commercio di Acicatena sembra scemare in un mero iter burocratico che taglia fuori ampi strati della cittadinanza e di chi, giornalisti compresi, vorrebbe saperne di più sulle prospettive socio-economiche della cittadina. Dopo il consiglio comunale dei giorni scorsi con la minoranza consiliare che ha sottolineato come i lavori stessero procedendo senza tenere conto dell'articolo 60 dello statuto comunale che prevede la consultazione della cittadinanza per atti come il PUC, l'amministrazione guidata da Scienzio Maisano ha previsto per domani una riunione rivolta ad associazioni di categoria e sigle sindacali interessate al tema. Incontro però che, stando alle indiscrezioni, riguarderà per lo più associazioni e sindacati riconducibili nei rappresentanti locali ad alcuni tra gli stessi consiglieri chiamati a votare la proposta di delibera. Proposta che, tra l'altro, secondo alcuni, rischierebbe di prevedere per il futuro di Acicatena maggiore spazio per la grande distribuzione, rendendo di conseguenza la vita ancora più difficile a botteghe e piccole commercianti. Il condizionale però è d'obbligo perché a conti fatti non è così semplice accedere ai contenuti della bozza del nuovo piano urbano del commercio. Dai vertici degli uffici comunali, infatti, fanno sapere che finché l'atto non sarà deliberato sarà impossibile analizzarlo nei dettagli. Al massimo, infatti, sarebbe possibile consultarlo in maniera sommaria soltanto dopo una richiesta scritta e relativo nulla osta, con buona pace di trasparenza e partecipazione. Il Consiglio centrale della Società San Vincenzo De Paoli ricorda che oggi pomeriggio dalle 16 alle 18 i volontari saranno a disposizione di chi necessita di vestiario usato in ottime condizioni, dal nascituro alla persona adulta. La distribuzione si tiene in via delle Terme all'interno di Villa Sofia, secondo parcheggio, ed è aperto a tutte le persone che hanno necessità, che necessitano di questo servizio. Sempre oggi alle 18 nei locali del San Biagio Resort in via Gozzano ad Acireale, in occasione del centenario della nascita, sarà ricordato il senatore Cristoforo Filetti, sarà ricordato dal senatore Nicola Grassi Bertazzi e dall'onorevole Enzo Tarantino. Filetti è stato il primo sindaco di Acireale eletto a suffragio universale. L'iniziativa è promossa dal Lions Club Acireale, presieduto da Silvio Cavallaro. Preparativi a Giarre in vista delle festività natalizie. La Confcommercio organizza impegnata nei preparativi. Sentiamo. Preparativi in corso a Giarre in vista delle festività natalizie. La locale Confcommercio sta cercando adesioni per il mercatino artigianale che si terrà a Giarre nella Sala Messina, ex pescheria, lato est, nei giorni 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre. La tipologia di merce esposta sarà varia e non ripetitiva, per cui ci sarà una selezione degli articoli che dovranno essere rigorosamente fatti a mano e frutto del proprio ingegno e creatività. Si darà la precedenza a coloro che aderiranno a tutte le giornate, anche se eventuali richieste di partecipazione soltanto per alcune giornate saranno prese comunque in considerazione, ma inserite in lista d'attesa. All'interno della sala si terranno anche delle attività di animazione e degustazioni per attirare visitatori. L'iniziativa dell'Associazione dei Commercianti viene seguita da Alessandra Raciti e Alessia Gullotto. Avviata per questo mercatino anche una collaborazione con le scuole, il liceo artistico si occuperà delle decorazioni della sala, l'alberghiero curerà l'ospitalità e le degustazioni, l'agrario l'allestimento floreale della sala, della piazzetta e delle vie Sciuti e Tommaseo. L'associazione di commercianti sta anche avviando una collaborazione con il Museo del Presepio, sempre nell'ambito delle iniziative natalizie. Il tutto viene realizzato con il patrocinio del Comune di Giarre. Durante i 9 giorni si alterneranno lungo la via principale diversi intrattenimenti, bubble show, artisti di strada, spettacoli di danza, musica, attrattive per bambini, casa di Babbo Natale, mascotte, attività ricreative, gonfiabili, una mostra fotografica e relativo concorso e molto altro. Siamo allo sport, parliamo di calcio. Si sono giocati ieri pomeriggio i quarti di finale di andata della Coppa Italia per le squadre
del torneo di eccellenza e gli ottavi di finale per quelle di promozione. In eccellenza, vittoria in casa per il Giarre, che ha battuto 2-0 il Siracusa. Per la squadra del tecnico Romeo sono andati in gol Leotta e Sottile, quindi un buon risultato in vista del ritorno. Capitombolo interno invece per il Paternò, battuto dal Milazzo 2-1. In promozione, in parità, le sfide fra Atletico Catania Palazzolo e San Croce Atletico Gela. Le gare di ritorno sono in programma il 26 novembre. Siamo al termine di questa edizione del nostro giornale, insieme sentiamo le previsioni meteo per domani. Cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, temperature in lieve aumento, venti moderati con mari mossi o molto mossi. È tutto anche per oggi, Reporter vi dà appuntamento a domani alle 13.40, vi ricordo in chiusura la nostra pagina Facebook per i vostri suggerimenti e le vostre segnalazioni, Etna Espresso Channel-TG Reporter. A domani.